Proprio con Silvia, ovviamente, che ogni giorno apriamo la puntata di pomeriggio con l'oroscopo musicale. Oggi c'è Placido Domingo. Bentornati, cari amici, all'oroscopo musicale. Oggi siamo entrati, cioè ieri siamo entrati sotto il segno dell'acquario. I nati sotto questo segno sono curiosi e pieni di dinamismo. In gennaio a Madrid nasceva uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Nel 1940 nasceva lui, Placido Domingo. Figlio di cantanti, recita e canta da autodidatta nella compagnia dei genitori. Dopo aver studiato pianoforte, direzione d'orchestra e composizione in Messico, a fine degli anni 50 dirige operette, interpretando sia ruoli da tenore che ruoli da baritono. Il vero e proprio grande esordio avvenne a Monterey con la Traviata di Giuseppe Verdi, imponendosi in breve tempo come uno dei tenori più importanti dei suoi tempi. In seguito passò 2 anni all'Opera Nazionale di Israele, dove ha avuto modo di interpretare 12 ruoli differenti in più di 280 esecuzioni operistiche. Man mano che la sua carriera prendeva una sostanza sempre più importante, si delineava di conseguenza anche il suo repertorio, uno dei più vasti ed eclettici che si siano potuti constatare nell'intero arco del Novecento. Ha interpretato in vari film d'opera, tra cui Carmen e La Traviata di Franco Zeffirelli. Celebri sono le sue esibizioni anche a livello mondiale con José Carreras e Luciano Pavarotti, che unitamente quanto fatto fino adesso, a questo momento, lo consacrano come uno dei maggiori cantanti lirici sulla scena mondiale. Negli anni 80 inizia anche la sua attività come direttore d'orchestra, con numerose incisioni discografiche ed esibizioni nei più grandi teatri del mondo, come la Scala di Milano, l'Arena di Verona, Los Angeles Opera e veramente tantissimi altri teatri. Dirigendo principalmente opere come la Tosca, l'Aida, la Traviata e occasionalmente composizioni sinfoniche e recital. Interessato sin dalla gioventù a tutte le espressioni d'arte canora, anche in seguito al suo primario impegno del campo operistico, non trascura le altre forme musicali. Infatti nel 1981 registra la canzone Fair Raps, Love, in un duetto con il popolare cantante folk pop John Denver, e durante gli anni 80 incide album musicali di generi più diversi, pop, musical, brani tradizionali, che lo portano soprattutto negli Stati Uniti a raggiungere lo status di celebrità anche al di fuori del mondo della lirica, frequentando assiduamente la televisione nelle vesti di cantante, intrattenitore e occasionalmente attore. Nel 1993 dà vita allo spettacolo Christmas in Vienna, trasformatosi anch'esso in un disco live, assieme a nomi importanti come Diana Ross, José Carreras, Dionne Warwick,
Luciano Pavarotti, Riccardo Cocciante, Tony Bennett e veramente tantissimi altri grandi nomi. Una curiosità veramente molto carina. Pensate che per lo storico Tello viennese del 1991 è entrato nel Guinness dei primati perché per 80 minuti di applausi e le 101 chiamate al sipario. Un sondaggio invece svolto nel Regno Unito lo ha posto al 58° posto nella lista dei 100 geni viventi. Un'ultimissima curiosità riguarda me, in quanto io ho avuto l'onore di conoscere questo grande maestro quando io vinsi presso il Teatro alla Scala di Milano era una borsa di studio e lì conobbi questo grande, grande personaggio. E anche per oggi vi saluto e vi ringrazio. Un abbraccio da me, Silvia Pagni, a domani con l'oroscopo musicale.